È il momento del mascara. Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Finalmente è arrivato il Black Friday, è proprio oggi il venerdì nero, il venerdì più atteso dell'anno e sicuramente questo è il periodo in cui riusciamo a fare i nostri migliori affari. Come preannunciato su Instagram, chi mi segue l'avrà letto, chi non mi segue è invitato a farlo, non è un obbligo, mi trovate come Michela Di Maio, semplicemente. Lì vi ho preannunciato che Sabioni non ci ha certo lasciato a bocca asciutta, ha preparato per noi una meravigliosa Beauty Week, ricchissima di scontistiche che arrivano fino al 35%. E ovviamente vi ricordo che noi abbiamo sempre il nostro codice sconto, sempre verde, una certezza, che è Michela. 10, potete aggiungerlo al vostro carrello e sconta tutto il sito del 10%, quindi si somma alle scontistiche che Sabbioni ci propone. La Beauty Week è iniziata lunedì 20, ma se apprendete la notizia tramite questo video, no panic, perché avete tranquillamente il tempo di fare un bel giro sul sito di sabbioni.it e valutare i vostri acquisti fino a domenica 26. È sicuramente il periodo ideale per toglierci quello sfizio in più, per fare scorta del nostro prodotto preferito, perché no, per portarci avanti con i regali di Natale. Ma mi raccomando, non sentiamoci sopraffatti, non scappa niente. Io vi immagino al termine di una giornata stancante in cui avete dato tutto, finalmente la casa è in silenzio e vi mettete con una candela accesa a fare un giro piacevole sul sito di Sabbioni. Assaporiamo i nostri acquisti, godiamoceli con divertimento, con gioia e con consapevolezza. Questo è sempre il mio approccio, ormai mi conoscete. Oggi siamo qui perché il mio primo pacchettino di Sabbioni è già arrivato. Dico primo perché esattamente come voi ho ancora margine per compiere danni. Spedizione velocissima, servizio clienti attivo e disponibile. Andiamo a scartare insieme. I prodotti sono sempre ben protetti, è tutto super imballato, quindi dopo carte varie troviamo sempre dei campioncini di ogni tipo. Qui abbiamo tre campioncini di profumi, sono sempre profumi nuovi di tendenza, abbiamo qualcosa di skin care, niente meno di Chanel, e poi abbiamo belli protetti e al sicuro i nostri prodottini. Ho scelto il Black Mamba Mascara. Ho scelto il Black Mamba Mascara di Mulac, un mascara che sulla carta promette un gran bene, dallo scovolino, così a occhio, dalla texture. Se nella vita ho capito qualcosa di mascara, secondo me può piacermi e lo proviamo oggi insieme. E un iconico cult lipstick di Mesauda, questo è nella versione creamy. Ho scelto il 101 Manifesto. Mulac e Mesauda sono due brand che amo, ve ne parlo tutto l'anno, ma non sono gli unici brand interessanti che troviamo sul sito di sabbioni.it, quindi oggi vorrei farvi un po' da guida, fare un po' da cicerone e tra l'altro parlarvi di tantissimi prodotti che mi sono comprata, perché io sono prima di tutto cliente, e da cliente che ho conosciuto Sabbioni, con cui è nata una bellissima collaborazione negli anni, e continuo a essere cliente. Per esempio, questa base l'ho realizzata con dei prodottini che adesso vi menziono. Non volevo annoiarvi perché soprattutto il fondotinta l'abbiamo utilizzato negli ultimi video, quindi non voglio andare a ripetermi, ma è proprio il Skincaring Glow Prism Libre di Givenchy. Info di servizio per le cadaverine come me, questo è l'1W100, è un prodotto veramente elegante sul viso, adatto secondo me ad una pelle secca che cerca una coprenza bassa. Al di là di questo prodotto, io in realtà amo il brand Givenchy, ve l'ho detto più volte, ho avuto una specie di innamoramento di fronte a uno stand Givenchy e non posso non segnalarvi ancora una volta il liquid balm della linea Rose Perfecto nella colorazione 11. È anche tornato disponibile, spero che lo sia ancora al momento in cui vedrete questo video, altrimenti io comunque su Instagram cerco sempre di segnalarvi quando torna disponibile. Di Givenchy molto interessanti, vi metto qui uno swatchino, sono la prima che le sta puntando, le ciprie in polvere libera e invece quella che interessa anche a me in polvere compatta. Io le ho toccate, sono veramente secche. Seta, seta. Ero indecisa se oggi realizzare la base con un prodotto di Mesauda per restare in tema. Questo è il Dew Shield, sul canale comunque trovate sempre le recensioni, però poi ho pensato che magari vi farò un video tutto su Mesauda, perché a questo punto inizio a essere ben fornita su Mesauda e quindi mi piacerebbe realizzare una full face con il brand. Un'alternativa per chi dedica al make-up un budget inferiore, assolutamente d'accordo anche con voi, vi segnalo a
Astra, trovate Astra, Astra scontata e Astra scontabile. Per esempio, molto molto apprezzato da me è il Transformist Concealer and Foundation di Astra. Questo è un po' scuro perché inizialmente avevo sbagliato la colorazione, ma dato che mi piaceva la formula e la resa, l'ho poi acquistato nella mia colorazione. In Molise mi ero portata lui e purtroppo mi è caduto. È stata una tragedia, avevo vetro ovunque. E rovistando nella casa della mia povera nonna, ho trovato un barattolino, credo di marmellata di ciliegia, e sono riuscita a salvare il salvabile qui. È un prodotto che costa poco, ma mi sarebbe davvero dispiaciuto buttare quel che restava. Quindi la marmellatina non la trovate da Sabbioni, ma il fondotinta sì. Neve, c'è neve anche su Sabbioni, detta così sembra sulle cime delle nostre montagne anche. Neve Cosmetics, un brand molto interessante. Io ho settato tutto con la Flat Perfection nella colorazione Alabaster Touch, che ha anche questo tono piuttosto giallognolo, che oltretutto va ad aggiungere coprenza ad un fondotinta come quello di Givenchy, che resta molto molto leggero. Qualcuno tra voi mi ha anche segnalato di aver acquistato proprio su Sabbioni la palette di neve, quella per fare cromo correzione con tutte le cialdine dei vari colori correttivi, e mi avete parlato molto bene anche di quella palette, così io vi butto là degli spunti. Sulle guance ultimamente indosso spesso e volentieri, quasi sempre, il Rosy Glow di Dior, prodotto che mi sono comprata assolutamente da sola. Questo è nella colorazione 012 Rosewood, un colorino davvero versatile, lo uso sempre perché sta bene su ogni look, perché è molto bilanciato. Quindi assolutamente, mi raccomando, c'è anche Dior su Sabbioni. Abbiamo per esempio Shiseido. Io ho finito di recente uno dei correttori più belli che io abbia mai provato, che è il Synchro Skin Self Refreshing Concealer. Abbiamo Yves Saint Laurent, per esempio, io sto puntando uno dei loro quad bellissimi. Abbiamo Blonde Sister, anche di questo brand abbiamo parlato spesso, anche questo scontato e riscontabile. Insomma, carne al fuoco ce n'è. Passiamo agli occhi. Recentemente ho acquistato sul sito di Sabbioni un prodotto veramente chiacchieratissimo e, come tutti i prodotti che diventano un po' virali, difficilissimo da trovare. Infatti appena mi è arrivata la mail di riassortimento vi ho dato l'avviso su Instagram, e sto parlando dello Stilo Ombre & Contour colore numero 12 Contour Clair di Chanel. Un prodottino di cui mi ha parlato con tantissimo entusiasmo, lei l'ha anche terminato, Simo, Simon Loves Makeup. Mi fido sempre di lei e ci manca tanto sul tubo, quindi se anche a voi manca lasciatele un saluto qua sotto che sono sicura che lo leggerà. Parliamo di un marroncino ombra matte, ovviamente freddo. La sua caratteristica è essere veramente super sfumabile. Lo applico su tutta la palpebra e vado poi a sfumarlo in transizione. Difficilmente nella vita ho incontrato prodotti con questa sfumabilità. Di Chanel io mi sa che mi comprerò una matita che mi ha consigliato la Simon, e onestamente spero per il mio portafoglio di non appassionarmi troppo al brand. E sopra, doveroso, non posso non riparlarvi di lui, ombretto in pot di Giorgio Armani, Eyes to Kill Stellar nella colorazione 02, un ombretto meraviglioso, ed è proprio grazie a lui, avendo acquistato appunto dal cliente lui, che io ho conosciuto Sabbioni, quindi l'inizio di una storia d'amore. Andiamo con il polpastrello, veramente piacevole da prelevare nella sua formula jelly, uno degli ombretti in pot che dura meglio in assoluto sulla palpebra. Un secondo svolta. Ha sia una perla elegantissima all'interno che dei micro glitter che lo rendono morbido proprio come effetto, ma anche extra luminoso. Questo è un altro di quei prodotti che quando lo acquistate, se lo avete già, se lo acquisterete, quando lo utilizzate nella vostra quotidianità, spero che prendendolo in mano vi verrò in mente io. Io vorrei essere ricordata per i prodotti che mi piacciono, questa cosa mi dà immensa soddisfazione. Do un po' di definizione e profondità con una delle matite più durevoli sulla mia rima interna, e sto parlando della Stay On Me numero 36, un bellissimo melanzana di Diego Dalla Palma, altro brand che trovate su Sabbioni. È il momento del mascara. Black Mamba, Mulak.
Boh, io l'ho solo appoggiato. Prima passata mi sta piacendo molto perché regala sì definizione, ma non di quelli che ti pettinano ogni singolo peletto della stessa grossezza dalla base alla punta. Qui si crea una bella intensità, una bella profondità all'attaccatura delle ciglia e poi una super definizione in punta. Gli scovolini nella Stoverol resteranno per sempre i miei preferiti. Le sta anche alzando un sacco. Niente, io su Sabbioni per il Black Friday puntavo quello verde di Clinique che è andato virale ovunque e sono troppo curiosa di provarlo. Però devo dire che più di questo effetto non posso chiedere, quindi credo di sentirmi sazia con il Black Mamba. Scusate, mi sta venendo un dubbio, non è che qualcuno tra voi aveva già provato questo mascara e non mi ha detto niente? Sotto con il rossetto Cult Creamy di Misauda 101 Manifesto. Profumatissimo, sa. Pasticcino di zuccherino. Allora, che matita ci metto? Forse Mandragora di neve, delle pastello. L'ho messa proprio delicatissima, giusto per darmi i contorni, se no faccio un casino e partiamo. E ma che seta! Ah, è super scorrevole, ma il rilascio colore è delicato. Ah, sembra quasi bagnato. Che bel colore, ragazzi! È ideale per quando vogliamo qualcosa di un pochettino più intenso e più visibile, ma non troppo scuro, non troppo marcato, non troppo dark. Bello, veramente molto bello. Mi scrivete per favore nei commenti come descrivereste questo colore, perché è un momento che ci sto pensando. Mi viene solo incantevole, ma in realtà volevo darvi una descrizione proprio sul colore. Ed è un nude intenso. Ma dove ci posizioniamo? Cioè, qui siamo sul mattone, sul malva o esattamente in mezzo? È una mia impressione o sbianca anche otticamente i denti? Bellissimo. Poi mi serviva con questo maglioncino così acceso qualcosa che riportasse importanza sul viso. Sottilissimo, non vedo l'ora di provare anche i matte tanto chiacchierati. Questo è tutto, io non vi tedio oltre, ma ci tenevo davvero a darvi una bella panoramica delle succosità, delle scontistiche, dei brand, dei prodotti che Sabbioni ci offre. Avete tempo fino a domenica. Ricordatevi Michela 10 a carrello per un ulteriore risparmio e fatemi sapere assolutamente cosa comprate nei commenti. Un bacio grandissimo con delle ciglione esagerate regalateci grazie al Black Mamba di Mulac e sulle labbra questo tono veramente interessante del Cult Creamy di Misauda. A presto!